e benvenuti a Sport Selection, il vostro sport preferito. Sebbene il 24 luglio si siano conclusi i mondiali di atletica, gli occhi ancora restano puntati su uno dei più grandi protagonisti, stiamo parlando di Marcia Jacobs. Infatti alla vigilia della sua gara dei 100 metri ha dovuto rinunciare a correre appunto la semifinale a causa di una contrattura all'adduttore. Di ritorno a Roma si è sottoposto alle visite mediche di controllo e dalla risonanza magnetica si è evidenziata appunto una lesione tra il primo e il secondo grado al grande adduttore destro. Si parla quindi di un problema fisico di fase riparativa, tanto che i medici della FIDAL hanno disposto la prosecuzione di un percorso di riabilitativo fino a completa guarigione. Dunque molto probabilmente non si sa se appunto Jacobs potrà o no partecipare agli europei, perché di fatto inizieranno il 15 agosto, dunque tra pochissime settimane. Ad ogni modo c'è da dire che Jacobs ha la volontà, ha la voglia di ritornare in pista il prima possibile. Ma passiamo alla Formula 1, Formula 1 che vede un altro grande protagonista, perché dopo 16 anni di vittorie, sconfitte, gioie e dolori, al termine della stagione in corso Sebastian Vettel dirà addio alla Formula 1. Ad annunciarlo è stato lo stesso driver della Ferrari, parlando proprio della scuderia rossa, dichiarando: questa scuderia avrà sempre un posto speciale nella Formula 1 e le auguro tutto il successo che merita. Voglio ringraziare tutta la famiglia Ferrari e soprattutto i tifosi sparsi in giro per il mondo per il sostegno che mi hanno dato in questi anni. Ovviamente immediata è stata anche la risposta appunto della Ferrari, la quale ha dovuto salutare uno dei volti più importanti negli ultimi 10 anni. È stato un onore condividere con te così tanti ricordi in Formula 1, non vediamo l'ora di goderci insieme le ultime gare nel paddock, ti vogliamo bene, in bocca al lupo per le tue sfide future nella vita. Oggi pomeriggio alle ore 17 sono iniziate appunto le prove libere, domani ci saranno le prove libere 3 alle ore 13 per concludere poi le qualificazioni alle ore 14. E se dall'altro la Formula 1 sta per salutare Sebastian Vettel, dall'altra la MotoGP ha già salutato uno dei big, stiamo parlando di Valentino Rossi, e si è tenuta proprio pochi giorni fa una cerimonia, una festa in onore appunto di Valentino Rossi nella città di Pesaro, che ha voluto rendere omaggio al grande motociclista con l'installazione della maxi replica del suo casco, posizionata a Piazzale d'Annunzio a pochi metri dal mare. L'opera pesa oltre 400 kg, è alta 4 metri e larga 6. All'evento dell'inaugurazione hanno partecipato, oltre ovviamente alle istituzioni locali di Pesaro, tantissimi tifosi del grande Valentino Rossi e Valentino Rossi stesso, il quale ha dichiarato: questo casco è bellissimo, mi piace veramente molto, è un vero onore per me. Pesaro è una città molto importante, mio padre è nato qui, i miei genitori si sono conosciuti a Pesaro, io sono cresciuto a Tauglia, ma vengo tante volte qui perché è la mia seconda casa. Ad ogni modo, tutti, insomma, i tifosi della MotoGP sono pronti per assistere alla ripresa della gara che avverrà il 5 agosto. Ragazzi, per oggi è tutto, io vi esorto a seguirci su tutti i nostri canali social, quindi Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Noi ci vediamo venerdì prossimo con un altro sport, sempre qui a Sport Selection, il vostro sport preferito. Ciao!